E se vi dicessi che il groove di Fool in the Rain dei Led Zeppelin è questo? Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Cassius Drums. Per chi è ancora sintonizzato su questo video, perché molti dopo l'intro probabilmente avranno chiuso perché hanno detto chi è questo, cosa sta dicendo, ma in realtà ragazzi è la verità. Oggi voglio parlarvi di Fool in the Rain dei Led Zeppelin e voglio parlarvene in una maniera diversa, nel senso in una maniera numero uno graduale, quindi andando ad utilizzare 5 step, passando dal groove più famoso di Fool in the Rain, che è quello della strofa, arrivando fino al groove che avete sentito prima, che è un groove che vi assicuro c'è all'interno della canzone. Non se ne parla molto, ma c'è all'interno della canzone. Non so se ho già detto che questo groove c'è all'interno della canzone. Vabbè, comunque, detto questo, vi mando la sigla, vi spiego che cosa suono oggi, che cosa uso, perché ho una chicca che mi state chiedendo da tanto, e poi cominciamo. Comunque, sigla per prima cosa. Anzi no, per prima cosa iscrivetevi al canale e se vi piace il mio modo di spiegare andate sul mio sito Cassius Drums, dove ci sono tutti i corsi. Adesso, sigla. Allora, che cosa uso oggi? Sono andato su strumentimusicali.net, ho visto un po' che cosa c'era sul sito e volevo fare questo video su John Bonham, sui Led Zeppelin e su Fool in the Rain, e a un certo punto mi sono imbattuto in dei piatti e ho detto, sono proprio loro che devo prendere. Ve li faccio vedere, ve ne prendo uno per uno. Da-dan! Paiste 2002, lo so, me l'avete chiesti tantissimo. Paiste 2002, 22 pollici, Ride. Adesso cominciano i piatti grandi. Questo non era ancora un piatto grande. Il più grande perché è un Ride, ma gli altri... Aspettate. Crash 2002, sono tutti 2002 da 18 pollici. Crash 2002 da 20 pollici, ragazzi, 20 pollici. E ancora 2002, sempre Paiste. Charleston, Sound Edge, quindi col bordino sotto qua che gli permette di rilasciare l'aria più velocemente, da 15 pollici. Quindi piatti enormi, comunque Ride normale, ma gli altri piatti belli grandi. Per dare potenza al nostro groove e per darne ancora di più ho preso anche questa Decade di Pearl. Ho già fatto un video sulla Decade, ve lo lascio qui sotto in descrizione, datemi un'occhiata perché è una batteria che merita veramente, ma oggi la sentite bene. Quindi partiamo, andiamo alla batteria. Monto i piatti prima però, Eccoci qua alla batteria, partiamo subito con lo step 1. Gli step di oggi saranno completamente graduali, quindi dal più semplice al più difficile. Step 1, la base dell'half-time shuffle. Lo dico piano perché faccio fatica a dire half-time shuffle. Comunque, shuffle alla metà del tempo. Che cosa significa? Uno shuffle famoso per molti batteristi, oltre che anche per John Bonham, famoso per Rosanna dei Toto, di Jeff Porcaro, oppure per Bernard Purdy. Infatti si dice che John Bonham, tra l'altro, abbia preso questo shuffle ispirandosi al Purdy Shuffle, cioè lo shuffle di Bernard Purdy. Si dice, qualcuno dice che così, qualcuno dice di no, fa niente. Detto questo, shuffle, quindi terzine, andiamo a suonare solamente il primo e il terzo colpo delle terzine. Nello shuffle normale, cassa rullante suonerebbero la cassa su 1 e su 3, rullante su 2 e 4, quindi... Nell'half-time shuffle invece cassa sull'1, rullante sul 3, quindi alla metà, per questo half-time, cioè dimezzato. Questa è la base. Volendo potreste suonare Fool in the Rain anche già in questo modo qua. Il consiglio che vi do è, quando studiate un groove, come ad esempio questo, studiatelo in tre modi diversi. Cioè, non parliamo di step, parliamo di modi. Ogni step vi consiglio di suonarlo così. Prima sul rullante come abbiamo fatto, poi fatelo anche su ride spostando la destra. E poi fatelo su Charleston e su Ride, ma passando dai crash.
Primo, perché se avete dei piatti così vi prendete benissimo, perché mi piacciono un sacco, poi dopo magari ve ne parlo un po'. E vabbè, comunque se avete dei piatti del genere così grandi è una bomba fare questi groove, perché vengono veramente bene. Secondo, perché per una questione proprio di imparare, vi abituate a spostarvi. Vi capiterà di fare uno shuffle sul ride, vi capiterà di dover suonare crash e poi andare su Charleston, crash e poi andare su ride, quindi incominciate anche meccanicamente ad apprendere, a imparare questa cosa di spostarvi tranquillamente, e intanto migliorate l'halftime shuffle in questo caso. Fatto questo step 1, step 2. Step 2, andiamo ad inserire la cassa vera della canzone. La cassa vera della canzone è... 1, 2, 3, 4. Che... suonate in questo modo da sola sembra un po' strana, perché sembra impossibile che la cassa faccia questo disegno qua, ma è proprio questo qua, e soprattutto è molto musicale fatto da solo, molto 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 figo, e rende veramente tanto fatto da solo. Ve lo faccio sentire però con lo shuffle, così almeno contestualizziamo meglio all'interno del groove. Quindi anche qua vi consiglio di farlo prima su Charleston, come originale, e poi di spostarvi sui piatti. Arrivati a questo punto, step 3, andiamo a inserire le ghost. Allora, le ghost dove vanno inserite? Vanno inserite come nello shuffle, ad esempio, di Rosanna, e come si fa molto spesso nello shuffle, tra un colpo di Charleston e l'altro, cioè sul secondo colpo di terzina. Allora, piccola parentesi, molti di voi mi scriveranno, adesso io le farò le ghost, molti di voi mi scriveranno: sì, ma in quel punticino lì la ghost in realtà non c'è, in quell'altro punto è un po' più piano, nell'altro ogni tanto la fa, ogni tanto no. Io in realtà non presto troppa attenzione a questa cosa, faccio le ghost in modo tale che il groove mi funzioni, cioè che il groove secondo me possa funzionare, quindi non sto a pensare John Bonham le faceva solo la seconda, la terza ghost, e poi nel groove dopo faceva solo la seconda, terza e quarta, non faceva la prima. Cioè le ghost vanno, secondo me lasciatele andare, poi se volete tirarvi giù tutte le ghost che faceva John Bonham ci sta, va bene, ma in realtà secondo me serve di più cercare di sentire il groove e sentirlo con le ghost che volete, quindi...
che vi consiglio è di giocarci un po', come stavo facendo in questo momento. Quindi passate da Charleston a Ride, suonate dei Crash ogni tanto, buttate in mezzo dei passaggi, perché una cosa difficile tante volte nel momento in cui suonate un groove e magari vi viene anche bene è quella di fare un passaggio e poi ritornare perfetti sul groove che state suonando. Tante volte si parte di nuovo col groove dopo il passaggio, abbiamo quell'attimino in cui diciamo oh, cosa devo fare, e poi riprendiamo giusti sul groove. Bisogna cercare di avere in testa già bene il groove e riuscire a suonarlo in qualsiasi caso. Quindi fate dei passaggi e cercate di risuonare il groove subito, e in questo modo pian pianino, giocando un po', primo continuate a fare il groove e quindi lo migliorate sempre di più. Secondo, vi muovete un po' su sta batteria e non rimanete fermi sempre a suonare lo stesso groove, che è anche un po' più divertente. Quarto step. Come avete sentito, giusto piccola parentesi sui piatti, perché mi sto gasando tantissimo a suonare questi piatti, ho deciso di ordinare da strumentimusicali.net questi Paiste 2002, che erano piatti anche utilizzati da John Bonham. Non utilizzava solo questi, lui utilizzava anche Giant Beat, ma tra quelli usati da John Bonham c'erano anche questi qua, proprio i 2002. Ho deciso di prendere tutte misure abbastanza grandi. Il Ride non l'ho trovato 24, se no avrei preso 24, ma in realtà il 24 ha il problema che fa troppo rumore, quindi 22 va benissimo. Io ce l'ho questo 22, in realtà proprio mio, l'avevo comprato ai tempi, e se devo fare rock, se devo fare pop anche, questo Ride qua mi piace tantissimo perché ha un bel ping. Campana, non ne parliamo. Crashabilità più o meno, nel senso che ogni tanto ci può stare, non è un ride da crashare, ma se avete bisogno di quella spinta in più ci può anche stare. Crash, raga, ho preso Crash da 18 e Crash da 20. Il Crash da 18 mi fa impazzire perché è un Crash da 18 e mi piace. Però dall'altra parte c'è il Crash da 20. Questa accoppiata qua mi piace tantissimo. A me piaceva già un sacco 18 e 19, ma 18 e 20... è una bomba. Vediamo il 20 com'è come ride. Sì, più o meno. Mi prudeva, dovevo mettere a posto il microfono, ma voi state sentendo un sacco di casino, ma non fa niente. Come ride questo Crash da 20 più o meno, perché ci andrebbe un po' più spesso per avere più ping, però volendo si può anche utilizzare. Il Charleston, ragazzi, chi mi segue lo sa, è da 15. E io adoro i Charleston da 15, mi piacciono molto di più dei 14, ovviamente dipende sempre che cosa si vuole fare come genere, però... è pastosissimo, è bello basso, è proprio figo, e infatti per fare groove tipo Fool in the Rain è perfetto perché ha quella pastosità, non perdendo però completamente l'attacco, perché è pastoso ma l'attacco ce l'ha bello pronunciato. Quindi andiamo avanti, siamo arrivati allo step 4. Lo step 4 è il groove famoso, quello veramente famoso di Fool in the Rain. C'è lo step 5 che poi è quello dopo che vi ho fatto vedere all'inizio, ma allora che cosa manca? Manca l'apertura del Charleston. Apertura del Charleston che avviene in un punto un po' strano, avviene sul levare dell'1, quindi subito dopo l'inizio del groove, quindi 1, 2, 3, 4, pa, 1, pa,
subito prima del 2. Quindi, il nostro groove è questo. L'apertura del Charleston avviene sul secondo colpo di Charleston in gran cassa, quindi sul secondo colpo, in questo punto qua. Il problema qual è? Il problema è che noi con la mano destra stiamo facendo lo shuffle, quindi e non possiamo fermarci, non possiamo fare. Perché altrimenti perdiamo tutto il groove. Quindi dobbiamo continuare a suonare lo shuffle, aprire il Charleston sul levare subito prima del 2 e chiuderlo velocissimamente, perché sul 2 proprio, il battere del 2, avremo un colpo di Charleston e la chiusura del Charleston insieme col piede. Quindi se noi non lo chiudiamo abbastanza in fretta, farlo sbagliato apposta è difficile, dopo che lo studi un po'. Quindi abbiamo due aperture e la seconda è un po' fastidiosa. Invece andiamo a mettere la cassa. Ok, quindi ogni tanto appunto ho fatto qualche fill, qua incomincia a essere un po' più difficile poi riuscire a rientrare sul groove in maniera corretta, perché subito dopo il crash abbiamo quell'apertura di Charleston da fare. Adesso, step numero 5 è il groove che pochi conoscono, cioè arrivati a questo punto in cui abbiamo fatto la nostra strofa, c'è dopo la strofa un punto in cui lui passa sul ride e va a mantenere casse rullante perfettamente uguali. Si è spenta una luce dietro, ma direi che non fa niente. Il Charleston suona sul 2 e sul 4 con il piede. E in ride va a fare quelle che vengono chiamate terzine di quarti. Cioè, se noi nello shuffle sul Charleston o sul ride andavamo a suonare il primo e il terzo colpo di ogni terzina, sul ride andiamo a suonare la prima terzina, il primo e il terzo colpo. Nella seconda terzina andiamo a suonare solamente il secondo colpo e ripetiamo queste due terzine, quindi praticamente nella terzina facciamo un colpo sì, un colpo no, un colpo sì, un colpo no. Se la terzina è questa, il ride con la campana suona questa ritmica qua, tin 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 ta tin tin. Il problema qui è mettere poi il Charleston sul 2 sul 4.
E questo è lo step finale, quindi in pratica per suonare la canzone nel modo corretto, diciamo nel modo originale, step 4 e step 5. Ovviamente non tutta la canzone, poi cambia mille volte, però per suonare la prima parte della canzone, comunque quella tra i batteristi più famosa, vi basta step 4 e step 5. Mi raccomando, se non sapete ancora fare bene tutti questi passaggi, partite dal primo step e pian pianino andate su. Vedrete che col tempo, facendo questi groove tanto, non 3 secondi, tanto, lo riuscirete a fare tranquillamente e fatto nel modo giusto. Quindi ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo che c'è il PDF scaricabile e con tutti i 5 step, quindi mi raccomando scaricate il PDF. Se avete qualsiasi tipologia di dubbio fatemi sapere, qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link che vi servono, il link per i piatti, il link per la batteria, il link al video su questa Decade. Quindi ragazzi, io voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi permesso di ordinare questi piatti, anche questa batteria, è vero, ma soprattutto questi piatti 2002. Fatemi sapere qui sotto se potrebbe interessarvi una recensione apposta sui 2002, si potrebbe fare, potremmo pensarci, magari prendendone un po' di varie grandezze diverse. Comunque fatemi sapere, scrivete qui sotto nei commenti e vediamo se si può esaudire nel caso questo desiderio. Basta, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito gastrodrums.it, ci sono i corsi, ci sono le cose, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!